Chi è mai questo supereroe? Il sergente? No. È Rosemary la brava telefonista? No. È forse Perry il mite tranquillo custode? E perché no? Hong Kong Fui, number one super guy. Hong Kong Fui, quicker than the human eye. He's got style, a groovy style, and a mob that just won't stop. When the going gets rough, he's super tough with a Hong Kong Fui chop. Hong Kong Fui, number one super guy. Hong Kong Fui, quicker than the human eye. Per la festa del compleanno del sergente Flynn, vero Spot? Io mi sento bene quando faccio qualcosa di carino per qualcuno. Scusi, buona signora, l'aiutiamo ad attraversare la strada? È molto bello, caro ragazzo, quello che vuoi fare. Ed allora puoi chiamarmi nonna, buona nonna, sì, caro. Grazie, carissimi ragazzi, siete stati bravissimi. Specialmente tu, piccola bellezza. Scusi, signora, una buona azione ne chiama subito un'altra. Ma che pensiero gentile. Ah, sì? Permetti, nonna, che passi io. Guarda, guarda, che bel micio. Sono spiacente, gatto, ho progetti per te. Spot? Dove sei ora? Nonnetta! Mi chiede se il vecchio Spot non l'abbia portata al commissariato perché ci aiuti a preparare la festa per il sergente Flynn. Il mio saluto, Rosemary, amabilissima donna sbirro! Benvenuto, Perry! Ecco le cose che mi hai detto di comprare per la festa di compleanno del... Ti ho anche detto di prenderle alla chetichella perché si tratta di fargli una sorpresa e tu ti metti a gridare! Perry! Sta arrivando! Cerca di nascondere questa roba, non deve vederla! Ho bisogno dell'aiuto di tutti per un caso d'emergenza. Si tratta di un ladro di gatti, cara. Ruba tutti i gatti della città. Ma gli altri dove sono? Ah, sono al bar, sergente. Se vuoi vado a chiamarli subito. Non c'è tempo di chiamarli adesso. Guarda, mi tocca sempre fare le cose da solo. Ehi, Perry! Quando lo cerchi non lo trovi mai. Dove sei cacciato adesso? Sono sicura che è più vicino di quanto tu pensi. Quando torna avvertilo, deve dare un po' d'olio a questa porta. Fa molto più rumore di quanto ne faccia lui. Perry, hai sentito di questo ladro che rubi i gatti? Dovresti dire a Spot di stare attento. Perché Spot non è qui? Io non l'ho visto da quando è uscito con te. Comincio a dubitare che Spot sia finito in qualche losco intrigo. Perry, togliti quella roba dalle mani e nascondila bene. Non vorrei che lui la vedesse e addio la sorpresa. Ho lasciato il berretto e il fischietto da qualche parte. Ehi, Rosemary, che roba è? Oh, ma... Forse si tratta di qualche scherzo. Che ci faccio con questa roba? Insolletico ai gatti? Oh, Perry, ti ho detto di nascondere quella roba dove lui non potesse vederla. Sei proprio un bel tipo. Perry, dove ti sei cacciato? Perry, ti sto chiamando, dove sei? Non temere, vecchio Spot, l'ineguagliabile furia di Hong Kong ti toglierà presto dalle grinfie di questo ladro di gatti. Accidenti, i cassetti sono incastrato, ma il mio Kung Fu mi farà uscire più presto di qua. Oh, ciao, 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 oh, ciao, 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 ciao. Secondo il manuale di Kung Fu non è quando si precipita che è pericoloso, ma quando precipitevolissimevolmente ci si ferma sul fondo. Per mia fortuna qui dentro c'è sempre un previdente bidone di spazzatura. Mentre aspetto il segnale verde, leggerò il manuale. Suggerisce il calcio amaro. È il calcio che ci dà il nemico. Lo proverò, ma non credo che vi piaccia molto. Guarda chi vedo, la nonnetta buona.
Guarda chi trovo alla fine. Ma tu sei il grande furia di Hong Kong, il combattente anticrimine. Certo, sono io in carne e ossa. Suppongo che vorrà un autografo adesso. Sicuro, mi piacerebbe averlo, ragazzo. Ma vado piuttosto di fretta, ho molto da fare. Non ci vuole neanche un minuto. Cos'è questo insistente battito? Questo? Oh no, è soltanto il mio povero cuore che batte. Che batte per te che sei bello.